partenza, lo diceva Mocco, lo dirà il Vito, lo diranno gli altri, in vista proprio del referendum. Noi ci saremo, FIDA e le altre amministrazioni saranno assolutamente presenti, senza cartelli. Ho organizzato questa serata con il comitato per sensibilizzare le persone sul rischio della realizzazione nel territorio piceno di una serie di impianti di estrazione del metano. E c'è già un progetto approvato a livello regionale nel 2013 e in seguito lo Sblocca Italia ha permesso addirittura pratiche più snelle per la realizzazione di questi, diciamo, progetti di estrazione, progetti che andrebbero a snaturare quella che è la tradizione, la tipicità del nostro territorio, il genius loci del nostro territorio, quindi l'agricoltura, il turismo e tutte le attività adesso legate. Questo perché sono, diciamo, progetti molto invasivi e andrebbero a portare per inquinamento atmosferico, ambientale, acustico, visivo, rischio sismico, inquinamento delle falde, dei terreni e dell'aria. Quindi non parliamo di cose da niente, insomma. Quando abbiamo scoperto questa cosa e siamo organizzati come comitato, abbiamo organizzato una serie di eventi per sensibilizzare e far sapere alle persone del rischio che il nostro territorio stava correndo. Questa sera è stato l'emblema di questo perché abbiamo cercato di riunire tutti gli enti, le associazioni, gli attori di questo territorio. Quando parlo di attori parlo di aziende agricole, chef e associazioni come l'AIS, Slow Food. E la cosa positiva è che abbiamo avuto una grande risposta positiva anche dalle amministrazioni comunali che ci hanno patrocinato e siamo riusciti così, dagli artisti che ci hanno dato una mano a organizzare questa serata, che è stato un successo e speriamo ci aiuti nella nostra opera di sensibilizzazione.